e la diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola lo ricordano il 10 luglio, anniversario della traslazione dei resti mortali. In tutta la città di Fano oggi viene ricordato San Paterniano, così come il 25 giugno del 1643, quando il Consiglio Generale Fanese decise di eleggere il santo principale protettore della città. Le celebrazioni sono iniziate questa mattina alle 11 con una solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Giuseppe Petrocchi, arcivescovo di L'Aquila, all'interno della Basilica di Fano, a lui dedicata, dove sono conservate e venerate le reliquie del santo. La figura di San Paterniano mantiene una capacità inalterata di trasmettersi un messaggio che, essendo cristiano, è anche pienamente a misura d'uomo, perché chi con San Paterniano costruisce la città di Dio edifica pure la città dell'uomo. Presenti durante la celebrazione le autorità civili e militari e il vescovo diocesano Armando Trasarti. La giornata del patrono è una giornata importante, è un momento di identità di una città, è un punto di riferimento. Questo vale sia per i credenti ma anche per non credenti. Ovviamente poi chi crede lo vive anche come un momento di fede, dove c'è un riferimento, un esempio. Gli appuntamenti della festa di San Paterniano sono proseguiti con una santa messa presieduta da Sergio Lorenzini, ministro provinciale dei frati cappuccini delle Marche, e da una terza messa che verrà celebrata alle ore 21:15 presieduta dal vescovo diocesano Armando Trasarti. Come posso comunicare la fede? Diversi i cittadini che, come ogni anno, festeggiano la ricorrenza del patrono. No, adesso siamo venuti a fare un giro in centro e poi niente. Dopo stasera, tempo permettendo, veniamo alla tombola. I festeggiamenti poi proseguiranno in piazza 20 settembre con la tradizionale tombola di San Paterniano alle ore 21:00.